Io, vabbè, dimmi quello che vuoi, ma sono ancora impressionata che continuo a sentire questo profumo che mi perseguita. Come se fosse vicino a me. Sei vicino a me? Guarda, brillato. Sei vicino a me, sì? Brilla anche a parole, proprio a risposta. Vuoi farmi capire con questo profumo di rose che mi stai seguendo? Piccino. Allora, noi adesso ci avviamo di nuovo verso il castello, accendiamo il K2, tutto tace. Tu l'RF l'hai acceso? L'RF sì, ce l'ho acceso, anche il mio Ok, non dà segni di frana. perfetto. Vai davanti così fai luce. Poi proviamo a ritornare nel giardino. Esatto. E Così non diamo vediamo neanche se c'è. tanto fastidio. Vogliamo ricordarvi che comunque, come vi abbiamo detto prima, nel castello c'è gente, probabilmente c'è il proprietario, non sappiamo chi ci possa essere. Infatti. C'è anche una macchina fuori, però comunque sia, o stanno facendo fare una visita oppure stanno facendo i fatti loro. E Però quindi insomma, vogliamo dare il cerchiamo meno di essere fastidio discreti. possibile, infatti. Sberlucchia un pochino, non come prima, e vi comunico che non sento più il profumo di rose come prima. K2 sta brillando, brilla che è una meraviglia. Anche l'RF non è sul rosso, però arriva fino al giallo. Proviamo a entrare di là di nuovo. Proviamo, se vogliamo entrare di là. Così faccio anche un po' di foto nel prato. Ok, qua il K2 sempre brilla. Entriamo da qua che è meglio. Dove siamo entrati prima? K2 brilla. Come prima, anche qua. Ma allora io, guardate lì che ci sono le luci. Eviterei di avvicinarmi troppo lì. Ragazzi, Magari ci veramente spostiamo. illuminati, cioè ci sono 1, 2, 3, 4 stanze illuminate. Infatti, eviterei proprio di essere cacciata, ecco. È vero che non ci sono qui, diciamo, reti o cancelli, quindi insomma, non è che stiamo violando una proprietà privata, questo credo che sia solo pubblico. Qua sta suonando che è Però una meraviglia. comunque, come vedete, l'RF suona anche una Anche il meraviglia, anche il K2 K2 è sul fino al rosso. rosso. Pazzesco. Ed è il luogo dove eravamo prima, ragazzi. Allora iniziamo a fare la domanda perché io ho iniziato a riflettere mentre stavamo insomma cenando che chi è qui vicino a noi e che mi ha fatto sentire il profumo di rose, sicuramente una giovane ragazza. La percepisco, guarda come si illumina quando parlo fino al rosso. Oh mamma mia. La percepisco come una ragazza molto giovane. Il
profumo di rosa lo proprio lo associo alla gioventù, alla... Sì, bocciolo di rosa. Eh sì, alla freschezza di una ragazza. E non vorrei che appunto fosse la ragazza che è stata gettata giù dalla torre. Percepisco tenerezza nei suoi confronti. Sei la ragazza che è stata gettata giù dalla torre? Se sì, vai fino al rosso. Mi sembra un sì, eh. Stai soffrendo ancora? Ti manca il tuo amato? Non riusciamo proprio a capire, non c'è comunque una risposta. Vorremmo usare il registratore VP, però c'è troppo inquinamento acustico dovuto... Sì, è vero ragazzi, siamo, non dico cavolate, ma... Quanto sarà da qua la strada? Cioè... Ma 300 metri. Pochissimo. Ma neanche. 200 metri. 200 metri dall'autostrada. Cioè... Immaginatevi voi... Se io metto le cuffie con il registratore adesso, sento anche la radio di quelli che passano in macchina. E niente. Tutto buio. Non illumina? No, non riprende fino laggiù. K2 di nuovo? Di nuovo? Sì. Ah, anche a me, è vero. Allora sì, ragazzi, noi purtroppo non siamo ancora dotati di una camera infrarossi, ma presto arriverà. Insomma, vogliamo aumentare la nostra attrezzatura. Scusate per la nostra qualità, ma noi facciamo tutto con passione, quindi anche con questi pochi strumenti cerchiamo di, insomma, di ricercare quel che possa sembrare paranormale. Qui sta brillando, però oggi pomeriggio non brillava, è qua. Vero? Sentito un rumore. Sì. Ma non li senti il rumore tu? No. Sento un rumore. Sei di nuovo tu? Non brillava così prima. No, infatti. Mamma mia. Come se ce l'avessi davanti. Sei qui vicino a noi? Menga. Guarda. Sì, li ho visti. Forse un ma gatto. Allora, ti ricordi? Ah no, è vero. Perché? Potrebbe essere un gatto, eh? Eh sì. Abbiamo visto due piccoli puntini spegni luminosi. Spegni un attimo di nuovo la luce, vediamo se li facciamo vedere. Adesso non si vedono più. Era un gatto che la luce gli brillava nelle pupille. Sì, quando... Mamma mia, però è veramente potente. Sta brillando veramente un sacco.
Ragazzi, anche il K2 che voglio dire per far suonare, brillare fino all'arancione. Pazzesco. Eh? Non vedo più nulla. Sì, non li vedo neanch'io. Sorta di tipo sì, un gatto. Poteva, anche secondo me era un gatto perché erano tipici occhietti da. Sì, da gatto. Però gatto bionico. Gatto anch'io. È il K2. Mamma mia, oggi pomeriggio qui non faceva così. Se sì, vai fino al rosso, fammi vedere, sei un uomo? Sei una donna? Se sì, vai fino al rosso se sei una donna. Adesso però ho smesso. Sei un bambino? Piccino? Neanche. Ora guarda. Ma è forte comunque. Sei qua? Prova ad avvicinarti tu un attimo, voglio fare una prova, vieni qua. Comunque. Seppur io, come ho detto prima, sono credo nel paranormale, ma sono scettica. Sicuramente questi fenomeni fanno un po' pensare. Qui è fortissimo. Mamma mia. Guarda! Sì. Qua è veramente forte. È come se ci stesse seguendo. Mamma mia. Sei un uomo? È andato sul rosso, eh? Io sono convinta che è un uomo qua. Non è. Ci siamo spostati magari qua. Qua ce ne sono di entità, comunque. Vuoi che andiamo via? Se sì. Smetti di brillare se vuoi che andiamo via, noi ce ne andiamo. Vuoi che rimaniamo? Se sì, smetti di brillare per un attimo, così capiamo che rimaniamo. Però non risponde alle domande, quindi mi fa un po'. Sei il cavaliere? Viaggiano comunque uguali, Sì. Più o meno. Vediamo se ci spostiamo. Se sei il cavaliere, ci segui. Cavaliere, sei tu? Adesso non brilla più. Brilla di meno. Era quella zona lì. Sì, è proprio quella zona là. Però oggi che siamo passati in quella zona lì non brillava così. Non brillava così. Quindi. Quindi io torno a dire, se fosse siano cavi o comunque qualche impianto nelle vicinanze, avrebbe dovuto costante. Infatti brillare anche nel pomeriggio. E secondo me anche qua dovrebbe brillare. Cioè se là ci sono dei cavi. Anche sì, anche perché sarebbero giù di qua.
che dici, ti andiamo via? Sono pienamente soddisfatto comunque. Poi a casa, qualcuno ogni tanto continua. Buono, nella abbiamo K2 dei, no? Degli hotspot proprio di zone caldissime. Qua di nuovo il K2 anche. K2. Sono proprio dei punti dove è fortissimo il segnale. Addirittura di là abbiamo avuto anche una botta e risposta. Facciamo ancora delle foto davanti. Giusto davanti al cancello? Sì. Secondo me se volevano passarsi due ci facciamo. No, ma non possono, mica siamo. Non ripeto, non è una proprietà privata questa. Cioè qua fuori, dentro sì, ma fuori no. Qua brilla di nuovo. Passare delle cose in aria. Delle? Cos'è? Tipo una nebbia. La vedi anche tu? Potrebbe essere su. No, su. Potrebbe essere anche con quella la condensa. Ragazzi, se vi capita qua, se siete appassionati come noi, vi capita di venire col K2 o l'RF qui vicino alle mura, è pazzesco, cioè gli strumenti vanno a fondo scala, che è un piacere. Sentite. Guardate, guardate. Io faccio ancora un po' di foto. Mamma mia, ma non, veramente è una cosa che non mi so spiegare. Andiamo sempre a assicurare che i cellulari sono spenti. Sì, sì. E comunque oggi non era così forte, sempre, ma non così che brillava fino al rosso. Cioè sembra proprio che adesso più ci avviciniamo sul tardi. Più sul tardi la sera, vero, più sul tardi ci avviciniamo, più si intensifica. È vero. Ragazzi, davvero, non avrei mai pensato a un riscontro così proprio netto. Sì, è proprio una bella esperienza da provare, da visitare, anche perché comunque a livello storico veramente vale la pena, è proprio bello. E non mi nascondo che mi piacerebbe visitarlo. Dovremmo provare a chiedere se si può, bisogna informarsi. Sì, noi abbiamo finito qua l'indagine, naturalmente analizzeremo tutto quello che è nelle nostre mani e vi faremo poi insomma delle considerazioni finali. Possiamo ritenerci soddisfatti, anche se io il beneficio del dubbio ce lo metto sempre, però intanto mai visto un RF, un K2 agire così. È veramente una... Da brividi, ragazzi, sì. A fondo scala gli strumenti. Infatti, addirittura suonava l'RF costantemente. Poi abbiamo visto quegli occhi luminosi, ma probabilmente si trattava di un micetto. Anche più spaventato di noi, sicuramente. Infatti, abbiamo avuto più paura noi di lui che lui di noi. Comunque è stata una bella esperienza. Esatto. Adesso poi vi faremo vedere le considerazioni più il risultato delle foto. Analizzeremo un po' le foto, schiariremo, vedremo se troviamo magari qualche orbo, qualche nebbia strana. Vabbè, comunque vedrete tutto a fine video. Un bacione. Ciao, ciao. Ragazzi.